Stasera frittata carbonara. Vediamo gli ingredienti, Allora, per due persone 200 g di spaghetti, sono quasi cotti. Un sughetto fatto semplicemente da guanciale e peperoncino. Facile facile. Almeno 3 uova sbattute con pecorino, ovviamente sale e pepe. Un pignatiello nel quale cuoceremo la frittata. Il pignatiello è stato unto con un po' di sugna. Tutti qua gli ingredienti. Cominciamo. Spaghetti sono pronti, cotti. Li versiamo nel sughetto di guanciale. Aggiungiamo. Ci siamo, E ora una bella saltata a incorporare aria. Versate gli spaghetti conditi dentro al pignatiello e a questo punto pecorino come se piovesse, come se piovesse in grande quantità, che deve dare sapidità a questo piatto. E ora versiamo le uova sbattute. Siamo pronti per infornare. In forno a 175 gradi e vi chiederete per quanto tempo? Almeno una trentina di minuti. Ecco qua, dopo 35 minuti la frittata si presenta così. Sta ancora friendo una poca. Scaravoltatela dentro un piatto e siamo pronti per farci la nostra fettona. Vi fate la vostra fetta, la mettete in un piatto, e tutti a tavola e buon appetito, Un assaggio quasi al lume di candela, intimo, io e la frittata. Sentiamo il sapore. Perfetta, croccante fuori, morbidosa dentro, arroscata giustamente. Dove sta il segreto di questo piatto? Nella bontà del pecorino e nella bontà del guanciale. Metti queste due cose insieme, misto al pepe, alla giusta piccantezza, e ottieni una frittata straordinaria, facilissima,